Vai. Rana. Vai. Epica. E... Leggendaria. Sì. Wella 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 raga, ben ritrovati di nuovo dal vostro Shiny. Eccoci qua signori, siamo tornati di nuovo su Hearthstone oggi, ma non ci saranno partite, bensì un maxi spacchettamento di ben, sentitemi bene, 60 buste. Ho detto 60 buste, 60 buste, 60 buste. signori, di una delle espansioni del formato Wild, una vecchia espansione veramente, veramente ancora valida tutt'oggi, ovvero Sussurri degli Dei Antichi. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e spacchettiamo! Ragazzi, siamo pronti ad incominciare. Ragazzi miei, ammirate bene, 60 buste. Oh, sarà uno spacchettamento Molto divertente. Auguratemi buona fortuna. Abbiamo assolutamente bisogno, nonché piacere, di trovare tutte le leggendarie possibili. Vai, via! E magari anche dorate, ragazzi. Quante rare! Questa, ragazzi, è un'espansione in cui si gioca un servitore leggendario, Ktun, che è veramente valido, è proprio un mazzo incentrato su se stesso. E ci sono tanti servitori che includono i potenziamenti di questa carta. C'è una epica, attenzione. Attenzione, una epica. Dorate anche le epiche, sono molto difficili da trovare. Buono, buono. A me va benissimo tutto, cioè oggi ci va veramente bene perché di questa espansione ho poche carte in collezione. Quindi tutto fa. Va bene, sono una rara, ma va benissimo lo stesso. Alla fin fine... attenzione! Una leggendaria e una epica e una rara! Questo sì che è un pacchetto, ragazzi, attenzione! Niente, niente! Vai! Vai! E... quello che volevo, che mi serviva per uno di tantissimi mazzi, Sinzot! Mamma mia! Mamma mia, prima leggendaria, ragazzi, già una bomba! Mamma mia! Pauroso! Pauroso. Pauroso! Paurosissimo! Paurosissimo! Wow, ragazzi, siamo solo al quarto pacchetto e si preannuncia una sbustata epica! Poi speriamo che non siano tutte delle ciofegate, come si dice. Tutte le altre buste, vabbè. Va bene, va bene. Qua non c'è problema, possiamo permetterci di trovarne un po' di pacchetti brutti adesso, tanto dopo una leggendaria va benissimo tutto. Almeno per qualche pacchetto. Poi, a dire la verità... Chi era? A dire la verità, stavo dicendo, mediamente, ma non è sempre così, ogni 20 pacchetti sarebbe cosa buona e giusta trovare una leggendaria, però... C'è chi ne trova di più, c'è chi ne trova di meno, quindi... Come sono tutti del resto, ogni tanto. C'è soltanto una rara, va bene, però ci accontentiamo. Quindi, di conseguenza, sarebbe fantastico trovarne almeno tre ragazzi in questi 60 pacchetti. Però, Nzotto è stato veramente bello, ragazzi miei. Una epica, attenzione. Ecco, guarda, guardate, vi dirò la verità. Buono. Sarebbe una cosa veramente top, veramente atomica, trovare più di una leggendaria per pacchetto. Perché un mio amico ne ha trovate due, un altro mio amico, anzi no, è sempre quello a dire la verità, ne ha trovate tre, ve lo giuro ragazzi. Ho il video da qualche parte, ne ha trovate tre. Tre in un pacchetto. Ah sì, un altro mio amico...
in un pacchetto di un bundle di dicembre, ha trovato due leggendari in un pacchetto, di cui una dorata, e io gliel'avevo preannunciato, e gliel'ho pure regalato io quel bundle, cioè, assurdo. Veramente assurdo, non so veramente di cosa pensare. Ok, dai, ancora 48 pacchetti mancano. E noi andiamo avanti, noi andiamo avanti. Sono tante le ragazze, ragazzi, sicuramente non ci soffermeremo a leggerle, perché sono veramente, veramente tante le carte. Ragazzi, ragazzi, andiamo con le dorate. Vai, andiamo con le dorate. Ci vorrebbe una dorata adesso, eh. Sarebbe molto bella. Comune dorata! Basta chiamarla, basta chiamarla. Poi, fantastica, poi. Il Nostromo si gioca nel Pirate Warrior in Wild. Bellissima. Bellissima quella. Ora io dico, leggendaria, una dorata. La troviamo una leggendaria dorata, spero. Lì proprio, ragazzi, ci fa sbancare in una maniera paurosa. Vogliamo una leggendaria, vogliamo una leggendaria. Dorata! No, no! Bellissima anche questa! Questa si gioca in Odd Pala! Bellissima! Paurosa, ragazzi! Veramente top! Cioè, sto trovando proprio delle carte utili per di più dorate. In mazzi giocati. Bomba! Andiamo avanti, bomba, bombissima. Una bella epica. Una rara, va bene. Cioè, già la epica è un. Oh, il senza volto mi mancava. Lo so che è una comune. Però mi mancava, così non devo neanche craftarla. Vai! Va bene, va bene. Oh, è un'epica, ragazzi. Vai che siamo arrivati a un terzo dello spacchettamento. Comune dorata! Oh! Va bene. Rara! Un'altra dorata. Ci piace, ragazzi, ci piace. Questo ratio, questa percentuale di carte dorate. Dorata! Così! Psicobot, carino! Rara! Molto carino! Non è così facile trovarle comunque le carte dorate, ragazzi. Davvero, non è così facile. E a maggior ragione trovare quelle che ti servono. Possiamo chiedere una leggendaria, per favore? Possiamo chiederla? Noi la chiediamo, eh. Poi, se la Blizzard ce la fa provare, non diciamo di no. Non diciamo di no, vero? Non è qua. Ci tocca dire no! Blizzard, brava brava! Dacci la leggendaria, Blizzard! Non mi costringere a farti causa, eh. Non mi costringere a farti causa. Guarda che chiamo l'avvocato, eh. Adesso prendo veramente il telefono. Dove sono le nostre leggendarie? Dove sono? C'è una epica e una rara. Bella anche quella, ragazzi, ma stasera c'è. Assurdo, anche questa si gioca in Odd Pala volendo. Bomba. Ma bomba. Mi ritengo soddisfatto al momento, però devono arrivare le leggendarie. Un'altra epica, ragazzi, attenzione. Ora, le epiche sono tanta roba, però a sti punti non voglio solo l'epica, ragazzi, eh. Vorrei anche una leggendaria. Cioè, minimo una, eh. Minimo, minimo. Vai, per favore, dai, per favore. Non farti pregare. Evoluzione fortissima. Cioè, carta umana che ti cambia la board da così a così. Rara, rara, rara. Tripla rara. Guarda che non ripaga. Ok. È sempre una dorata. Va bene. Siamo a metà, ragazzi. Siamo a metà. Ci vuole la carta bomba. Cos'è che potrebbe servirci?
Per rimanere in tema di dei antichi, dopo che abbiamo trovato un Zot, potrebbe servirci e farci piacere i Charrage e gli Oxaron. Sì, ok, ma più forte i Charrage, onestamente. Si gioca molto di più. Secondaria, dove sei? Non ci far patire fino all'ultimo, veramente. Fischiato proprio tirato senza una leggendaria. Una epica e due rare. Non è male, però. Va bene. Porca la cosa dal profondo. L'ho craftata poco tempo fa per non sbustarla. E vabbè. Va bene. Un'altra bella epica. Un buon numero per ora. Una rara. Poi basta. Si va su e poi si va giù. Questo gioco è così, ragazzi, non sai veramente cosa aspettarti al di là delle partite, proprio anche negli spacchettamenti. È arrivata, ragazzi, chiamatela dorata, eh. Chiamatela dorata. Chiamatela leggendaria dorata. Chiamatela. No. Però, anomalo del Mage. Bello, bello, bello. Una leggendaria in più per la posizione. Bella. Avanti così. Troviamo la terza e proprio giuro che non ci lamentiamo. Perché se no ci lamentiamo e come, eh? Facciamo fallire la Blizzard. No, scherzo, in realtà non la facciamo fallire perché il prossimo mese esce la nuova espansione, ragazzi. Ci sarà uno spacchettamento pauroso. Non ne avete idea dello spacchettamento del prossimo mese. Qualcosa di spettacolare. Tutte rare. Due terzi, ragazzi. Ancora 20 buste. E concludiamo questa impresa. Però già solo per aver trovato un Zot io sono contento. Ve lo dico, una epica. Messaggera. Va bene, è una epica. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Niente di che. È un'animazione fantastica questa busta, comunque, con i tentacoli e l'occhio, ragazzi. In realtà sono tutte belle, eh. Le buste quando vengono aperte, però questa in particolare. Mi piace, una delle più belle per me. Niente, solo la rara. Dai, 16 buste. Dai. Leggendaria. Epica. Possiamo impegnarci di più. Ok, oh, che carino. Anche solo. In realtà non è così bello. Scherzavo. Perché dico cavolate? E poi trovo una rara sola. Ragazzi, 14 buste. Vogliamo un'altra leggendaria? Dai, ragazzi, la possiamo trovare. Ma non qui. Una epica. Una epica subito così. Basta. Cosa ce ne facciamo dei tentacoli? Cosa ce ne facciamo dei tentacoli? Che te ne fai dei tentacoli se non hai la leggendaria, io mi chiedo. Ma per favore. Dai, che poi dopo questa mancano solo 10 buste. Dai, per favore. Una rara, una misera, misera rara. Leggendaria, dove sei? Non voglio le rare! L'hanno dorata! Ma non mi interessa. Scherzando, dai. È una dorata! Ti interessano tutte le dorate! Soprattutto sono leggendarie. Dove sono? Comune dorata! Comune dorata! Ma dove stanno le leggendarie, raga? Forza, dai! Dai, farò bravo! Sola rara. Dai, su.
dateci la leggendaria. Blizzard! Siamo intesi, lo sai che poi mi trovo costretto a minacciarti perché non mi fai trovare le leggendarie. Lo so. Voglio mica fare la parte del cattivo. Una epica. Meno dorata. Ah, però bellissima, non l'ho vista. Call of the Wild, tanta tanta roba. Non l'avevo proprio. Non l'avevo proprio. Basta chiedere le carte. Basta chiedere. Ce l'abbiamo fatta. Tre le abbiamo prese. Tre le abbiamo prese. Vediamo la qualità. Vediamo la qualità. Beh, buono, l'imperatore, buono, buono ragazzi, tre leggendarie, le abbiamo portate a casa, le abbiamo portate a casa, quindi va bene, speravo in qualcosina di meglio onestamente, ma chi si accontenta gode, tre ci sono, un'altra rara e un'altra rara. E niente, ultimo pack, di solito non si trova davvero niente, a parte l'altra volta, ma di solito davvero. L'ultimo pack proprio è niente di niente. E va bene, ragazzi. Una dorata, cioè doppia, ma una è dorata, quindi teniamo quella. Buono! Signori miei, anche oggi siamo arrivati al termine di questo video. Abbiamo spacchettato tanto e abbiamo spacchettato bene. Tre leggendarie su 60 buste, abbiamo rispettato la media ipotizzata e soprattutto abbiamo trovato un Zot che vi assicuro era l'obiettivo della giornata. Io, detto questo, vi ringrazio per la vostra compagnia. Vi invito, ovviamente, se il video vi è piaciuto, a mettere un bel like, a iscrivervi. E noi, come sempre, ci rivediamo sempre qui, su questo schermo, con questi signori dietro e con Shiny. Appuntamento al prossimo video. Ciao!